Auronzo di Cadore si è candidata ad essere la città europea dello sport per il 2020. Ma cosa vuol dire? Città europea dello sport vuol dire essere una città che coniuga lo sport per la salute e il benessere dei cittadini. Quindi uno sport a favore della salute, a favore degli anziani e dei disabili, dei giovani, lo sport per tutti e dei campioni. Creare uno sport che faccia stare meglio i cittadini, e ogni euro che si spende nello sport sono 3 euro che si risparmiano un domani nelle spese sanitarie. Quali vantaggi ha entrare nel network? Noi abbiamo un network che supera i 600 municipi e si può benissimo preparare dei progetti con tutti gli altri, con almeno 8 comuni di 8 nazioni, per poter partecipare ai progetti di Erasmus Plus. Quando si saprà l'esito della candidatura? La comunicazione ufficiale dovrebbe essere il 12 novembre al Salone d'Onore del CONI assieme al Presidente Giovanni Malagò. Che impressione avete avuto di Auronzo? È un'impressione nettamente positiva, perché sono gente, gli amministratori che amano lo sport, vivono lo sport. La candidatura di Auronzo fa parte di un percorso avviato già da qualche anno per valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità ai giovani. Perché Auronzo ormai da anni punta molto sul binomio sport e natura come promozione turistica del territorio, però io credo che promuovere la cultura dello sport significhi anche preoccuparsi di appunto coinvolgere i cittadini 365 giorni all'anno, quindi coinvolgere le associazioni locali e avvicinare soprattutto le giovani generazioni partendo dalle scuole con dei progetti specifici. C'è il problema più grave che adesso attanaglia la montagna bellunese cadorina, che è lo spopolamento, e anche ad Auronzo ci potrebbe essere lo sviluppo del binomio sport e agricoltura, e attraverso l'avvicinamento ai giovani sia allo sport ma anche con lo sviluppo dell'agricoltura si potrebbero creare dei posti di lavoro e mantenere i giovani a vivere in montagna.